A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Buongiorno, benvenuti a tutti. Grazie per esservi collegati anche quest'oggi al webinar sulla Real America, Rocky Mountain, da Denver a Minneapolis, viaggiando tra le praterie delle terre Dakota. Relatori di eccezione quest'oggi abbiamo Nicoletta Mangolini, nostra cara USA Ambassador di Emozioni di Viaggio, accompagnata da Annalisa Mereghetti di Real America, delle Rocky Mountain International Italia. Passo la parola a Nicoletta e le do il benvenuto per questo nuova esperienza. Ciao Nicoletta, benvenuta. Ciao Lia, ciao a tutti, ciao Anna, grazie per darmi questa opportunità naturalmente e sono molto, diciamo, onorata di parlare a tanti colleghi che ci stanno seguendo in questo momento per esprimere questa esperienza. Allora, dunque, vado in presentazione? Sì, esatto, dall'inizio. Perfetto. Vedi? Non è ancora, schiaccia di nuovo dall'inizio? Perfetto, ora va bene. Ecco, perfetto, perfetto. Allora, questo itinerario che ho fatto quest'anno e che mi ha dato una grandissima soddisfazione, l'ho iniziato dal Colorado, quindi da Denver, e poi ho proseguito verso il Sud Dakota, per poi arrivare in una terra che parlerà invece la nostra Annalisa del Nord Dakota e usciremo da questo itinerario dal Minnesota, dalla città di Minneapolis. Bene, in questa diapositiva è rappresentato appunto Real America, i vari stati che vengono contemplati come Real America, Wyoming, Montana, Nord Dakota e Sud Dakota. Eccoci qua, noi partiamo con la città di Denver. Denver, che è praticamente una città outdoor, una città all'aperto, con una vita secondo me spettacolare ai piedi delle montagne rocciose, una città gateway, possiamo chiamarla. Proprio perché appunto la porta di accesso di questo complesso meraviglioso. È capitale del Colorado, quindi come ho detto prima, una città molto giovane, chiamata anche The High Mile City, perché si trova proprio ad un'altitudine di 1609 metri sul livello del mare, e cioè praticamente il corrispondente di un miglio. Questa dicitura si trova esattamente sul tredicesimo gradino del Campidoglio della città. Prima di passare, diciamo, un attimino, volevo ricordarvi che questa città è stata costruita, una città per noi molto moderna, ovviamente, però per gli americani antichi, è una città mineraria che è stata creata appunto intorno al 1850. Grazie ai vari pionieri che giunsero da tutte le parti degli Stati Uniti con la scoperta delle vene di oro nelle montagne rocciose. Andiamo a scoprire qualche highlights di questa città molto bella. Allora, io prima di tutto vi ho fatto questa slide dove c'è il 1 mile above sea level che trovate appunto sul tredicesimo gradino del Capitol Hill. Il Capitol Hill, che è praticamente questa meravigliosa costruzione, che è un po', se volete, la fotocopia del Campidoglio che si trova a Washington, non è nient'altro che la sede dell'Assemblea Generale del Colorado, gli uffici del governatore, ed è un edificio che è stato costruito nel 1894, ma che solo qualche anno dopo, per dare ancora più consapevolezza che Denver era una città di minatori, praticamente all'inizio del Novecento è stata ricoperta la sua cupola con tantissime foglie di oro, 24 carati. Mi sentite bene? Perché non so, io non vi sento dall'altra parte. Sì. Si sente? Ok, bene. Benissimo. Proseguiamo con un'altra icona particolare di Denver che piace a tutti, grandi e piccini, che ha un significato così tutto suo, il Blue Bear. Blue Bear legato alla frase I see what you mean, so quello che tu stai dicendo, che stai facendo, so ciò che tu intendi,
che è stato progettato e costruito da un artista locale che si chiama Lawrence Argent, che sfortunatamente il 4 di ottobre ci ha lasciato, non, purtroppo è morto quest'anno. Nel 2005 ha costruito questo magnifico corso di 12 metri che vediamo attaccato al convention, al Colorado Convention Center. Perché? Perché lui aveva in mente di fare qualcosa di particolare, di regalare qualcosa di particolare alla città, qualcosa di curioso. E praticamente qualche anno prima, con una grossa siccità che c'era stata nel Colorado, aveva visto che dalle montagne rocciose erano arrivati in città degli orsi e qualcuno di questi orsi, praticamente molto curiosamente, si era attaccato alle finestre delle case per guardare cosa c'era dentro. Tutto ciò lui lo vide sul giornale e da lì gli balenò l'idea di poter costruire una cosa curiosa per la città e ha costruito questo grande orso, questo simbolo bellissimo, meraviglioso che tutti vanno a fotografare. Ma perché blu? Il blu praticamente non è nient'altro che un tributo, se volete, al colore del livello spirituale della tribù dei nativi Ute, gli indiani del Colorado. Ecco, per questo colore blu. Un'altra icona particolare è la Union Station Travel by Train, questa stazione ferroviaria in stile Art Deco del 1914, che ovviamente oggi non è e non è una stazione ferroviaria, solo nella parte posteriore di questa bellissima facciata, che collega direttamente l'aeroporto con il centro della città. Il suo interno è stato completamente ristrutturato e dove c'era il terminal, adesso le persone si possono sedere per prendere un caffè o per mangiare qualche cosa nei vari ristorantini che sono stati creati al suo interno, dove si applica la cucina farm to table, cioè la cucina a chilometro zero. È una cosa anche molto, molto bella che viene applicata anche da noi e quindi qua si può assaggiare ottimo cibo per questa cosa. Un'altra caratteristica che trovate all'interno della Union Station è un albergo di 112 camere che si chiama Crawford Hotel. Proseguendo, un'altra icona diciamo della città è che è chiamato anche un quartiere vittoriano, un quartiere storico, un quartiere antico, sempre per loro, è la Larimer Street. Larimer Street perché è questa via con tantissime costruzioni, mattoni rossi, proprio stile vittoriano. Però la sua caratteristica è data che è una via commerciale con numerosi negozi, ma boutique più che altro, numerosi ristoranti. Come ristorante io vi ho voluto proporre il Rioja Restaurant perché c'è una donna chef che si chiama Jennifer Janinski, che ha vinto molti premi. È un'altra di quelle che applica anche lei il farm to table e in particolar modo nel 2013 è stata dichiarata la migliore chef del sud-ovest, scusate, e quindi ha ricevuto questo premio che si chiama James Byrd Foundation Awards, che è praticamente un Oscar dell'industria del food. Sulla destra della slide ho voluto ricordare anche un'altra icona per quanto riguarda l'abbigliamento ed è il Rock Mount Ranch Wear. È un antico negozio del 1900 ed è anche il primo negozio dove voi potete trovare cappelli, cinture, qualsiasi cosa di western, ma è il primo negozio che ha lanciato le famose camicie western, non solo in America, ma in tutto il mondo. E quindi è proprio da ricordare, secondo me, questo termine. Qualche altra piccola icona che ho messo è questa libreria, un'antica libreria, la Thatcher Cover Bookstore. È una libreria a sé stante creata da una comunità di Denver e che al suo interno non solo trovate antichi libri o romanzi
o di seconda mano, ma c'è anche una piccola area dove voi potete leggere un libro, bere un caffè, mangiare qualcosa. E poi, naturalmente, se vogliamo capire un po' meglio la storia del Colorado, andiamo all'History Colorado Center, perché naturalmente qui abbiamo un insieme di mostre, di programmi, dove possiamo appunto capire tutta la storia del Colorado, come è nata non solo la conformazione geologica, ma come sono nate le varie città, e soprattutto qui riparliamo nuovamente di nativi di America e soprattutto di minatori. Infatti c'è anche qualche diciamo, gioco interattivo dove voi potete andare e provare a far saltare una dinamite un'antica miniera del 1800. Come pure c'è anche un simulatore di sci, visto che in Colorado ci sono molte stazioni importanti. Ma un altro museo molto bello e molto interessante, che purtroppo non ho avuto l'occasione di vedere tutto, ma molto molto velocemente, è il Denver Art Museum, il Museo delle Arti. Museo delle Arti che si trova anche lui all'interno, al centro della città e che racchiude moltissime collezioni artistiche dei nativi americani e oltre 55.000 lavori che provengono da tutto il mondo. Questo museo costruito nel 1893 si chiamava Denver Artist Club, ma è stato praticamente ristrutturato, quindi quasi completamente rifatto su quello vecchio, negli anni 70 da un italiano, Gio Ponti, l'ha riprogettato e ha creato 24 facciate, 7 piani e l'ha rivestito di tutte queste piastrelle grigie. Non dobbiamo non dare importanza allo shopping, alla caratteristica e soprattutto ad una strada che è la strada pedonale della città, quindi Denver è una città che si può girare veramente a piedi un po' dappertutto, è la famosa 16th Street Mall. È praticamente una strada, un centro commerciale all'aperto, possiamo dire, dove ai lati della sua strada ci sono tantissimi negozi e tantissimi locali, quindi ristoranti, birrerie. Ricordiamo che Denver, nei suoi itinerari, fa anche dei tour di degustazione della birra locale. E poi naturalmente, appunto, ritornando al discorso dello shopping, in questa strada ci sono tanti, tanti negozi anche proprio che forniscono local art and design goods. E un centro commerciale importante per la città è anche il Denver Pavilion, dove ci sono oltre 40 negozi più ristoranti, sempre locali. Vogliamo fare un'attività outdoor, però un'attività fuori dalla città di Denver, se non è ancora il momento di andare nelle montagne rocciose, quindi fare il Rocky Mountains National Park, ci fermiamo un pochino prima, circa 20 km dalla città, c'è questo meraviglioso Red Rocks Park e il suo anfiteatro. Il suo anfiteatro praticamente è un luogo all'aperto conosciuto in tutto il mondo solamente perché è possiamo dire, un anfiteatro naturale e ha un'acustica perfetta. È il primo che esiste al mondo con questa acustica perfetta all'aperto. E quindi è molto importante e interessante anche da poter visitare e avere la fortuna di poter partecipare ad un concerto. Il teatro è aperto prevalentemente durante il periodo estivo, anche perché naturalmente è bello anche andare alla sera e se anche non c'è un concerto si può ammirare le stelle. Però è aperto tutto l'anno, c'è un'entrata, c'è un visitor center che ha creato una Hall of Fame sulla musica e qui sulla destra, della slide io ho voluto mettere la statua di John Denver, che praticamente è il cantante per eccellenza di questa città, che è stato introdotto nella Colorado Music Hall of Fame, che si trova all'interno
del Red Rocks Park, e che ha dato nel 2011 questa statua in bronzo dove lui ha questa sua chitarra e l'aquila. E infine, prima di lasciare il Colorado, quindi la città di Denver, vi ho voluto mettere questa accommodation dove sono stata, è l'Hotel Curtis, DoubleTree by Hilton. È un piccolo albergo molto simpatico, è un po' l'aria pop, è un hotel 3 stelle, ma si trova a 2 passi dal centro, quindi è facilissimo poter raggiungere qualsiasi attività, quindi dallo shopping alle visite, ai ristoranti, eccetera. All'interno c'è un ristorante che può servire sia la colazione che la cena, e l'esperienza che io ho vissuto per me, dal mio punto di vista, come particolare e simpatica, è che quando salite sull'ascensore, a seconda del piano che voi andate, l'ascensore comincia a parlarvi e comincia a cantare. Ecco, quindi, insomma, per me è stata una cosa molto buffa, molto simpatica, che non avevo mai provato. E da qua ci spostiamo dal Colorado al Sud Dakota. Per arrivare al Sud Dakota io ho preso un volo, quindi sono arrivata a Rapid City, ecco, diciamo così. Il Sud Dakota è praticamente, che cosa? Uno stato meraviglioso, federato degli Stati d'America, chiamato anche Mount Rushmore State. È un po' il cuore della frontiera western americana, e io quando ci sono arrivata la prima sensazione è stata: oh, sono in un film, i famosi film western effettivamente che vedi sin da quando sei bambino. La terra, una terra sacra, sacra anche per i nativi americani, la Lakota Sioux. E quando arrivi hai questa bellissima panoramica di paesaggi, di una cultura ricchissima, ovviamente di storia, cultura dei nativi e tante attività outdoor e indoor che tu puoi fare. Cibo ottimo, ho trovato, e naturalmente tanta ospitalità da parte della gente, quindi molto genuina, e l'ho considerata calorosa. L'ho considerato un paradiso naturale con le sue colline ondulanti, colorate, grandiose sculture granitiche, praterie, fiumi, pinacoli di granito, qualsiasi cosa, mandrie di bisonti e poi naturalmente dei splendidi cavalli Mustang che poi vi farò vedere. Il South Dakota è anche chiamato The Great Eight. In breve, 8 peculiarità di questo grande stato, di questo stato: le Badlands, Crazy Horse, Mount Rushmore, Custer State Park Historic Deadwood, Jewel Cave, Missouri River e Wind Cave. Noi ne tratteremo qualcuna. Arrivata a Rapid City, quindi è la seconda città più popolosa del Sud Dakota, considerata anche la stella dell'Ovest, è un'altra città gateway come Denver, però in questo caso diamo l'ingresso, la città d'entrata alle Black Hills, dove nelle Black Hills abbiamo la sede di 5 parchi nazionali, foreste, e 2 enormi e famosi monumenti costruiti nella roccia, il Monte Rushmore e il Crazy Horse Memorial, dedicati rispettivamente ai 4 presidenti statunitensi a cavallo pazzo, e poi ancora anche questa dove si trova Rapid City, la terra degli indiani Lakota. Anche Rapid è stata costruita nella seconda metà dell'Ottocento, quindi 1876, i primi coloni bianchi vengono attirati anch'essi dalle vene di oro che si trovano nelle Black Hills. E quindi naturalmente creano la prima comunità che si chiama Hay Camp. Successivamente viene poi chiamata Rapid City. La città di per sé, è una città che ha un distretto storico abbastanza interessante. Cioè, sempre pensiamo al discorso americano, e naturalmente io ho iniziato da quello che mi sembrava darmi un'idea di dove mi trovavo, il Journey Museum and Learning Center. Questo museo è
molto particolare, molto bello, perché all'interno troviamo tutta la storia delle grandi praterie western e la storia dei nativi d'America, in pratica la storia del Sud Dakota. E per capire meglio, all'interno io inizierei come ho iniziato, da un bellissimo video, c'è cioè un piccolo teatro che vi fanno entrare e vi proiettano tutta la storia di 2 milioni e mezzo di anni fa, come si è formato il Sud Dakota, tutta questa area, e soprattutto come si sono formate le Black Hills, le Badlands, e come l'uomo naturalmente si è rapportato con queste meraviglie naturali, che all'epoca magari per loro non erano così meravigliose, erano più ostiche che altro, però è tutta la loro storia. E naturalmente, oltre a questo video, poi avete la possibilità di vedere, appunto, non so, delle tende degli indiani, la loro cultura e la storia dei pionieri delle Black Hills. Un'altra cosa molto interessante della città, che non si può dimenticare, perché è anche chiamata Rapid City, la città dei presidenti. Perché? Perché troverete nel centro della città, quindi tutta un'area molto comunale, quindi anche rapida e molto facile da girare, sempre a piedi, passeggiando qua e là, troverete delle bellissime statue a grandezza naturale di ben 43 presidenti degli Stati Uniti. E sono statue di bronzo e sono già pronti per fare anche quella di Obama, anche se hanno messo coming soon, okay? Hanno già destinato il suo posto, però c'è scritto coming soon perché ovviamente la stanno costruendo. Ecco. Non l'ho messo nelle slide, però volevo solo ricordare una piccola cosa velocissima, che oltre a andare alla caccia delle statue dei presidenti, è simpatico fare una strada tutta colorata che si chiama Art Alley, con tutti i muri dipinti dai graffitari, che hanno avuto l'ok appunto dalla città per esprimere la propria arte. E se volete comprare cose artigianali dei nativi o western, c'è il famoso Prairie Edge, che è un negozio storico dove tutti vanno a saccheggiare, a trovare qualcosa naturalmente di questo, della storia del Sud Dakota. Da Rapid City si possono fare veramente tante cose, nel senso che io mi sono spostato, ho dormito in più di un albergo, però volendo si potrebbe anche naturalmente rimanere a Rapid City e andare ogni giorno a fare delle attività outdoor. Una di queste è prendere la Needles Highway, questa strada panoramica per entrare proprio nelle Black Hills. Questa strada panoramica è incredibile, con questi paesaggi, queste guglie, di questi graniti che appunto vedete anche un po' nella foto, ma soprattutto di questi tunnel mozzafiato. Uno di questi è il Needle Eye, che gli ingegneri si dice, questi tunnel di rocce, che si dice che gli ingegneri non pensavano nemmeno di poter costruire, però è veramente uno spettacolo della natura. Arriviamo attraverso questa scenic loop, se vogliamo chiamarlo, insomma, questa strada scenografica, arriviamo a Custer. La cittadina di base di Custer è una cittadina molto western, quindi è molto simpatica, una cittadina non tanto grande, circa 6.000 abitanti, ma che naturalmente diventa 4 volte tanto, soprattutto durante un famoso evento che si chiama Custer State Park Buffalo Roundup, che avviene ogni anno l'ultimo venerdì di settembre. Perché? Perché naturalmente c'è questo meraviglioso parco che si chiama Custer State Park, di circa 71.000 acri, 29.000 ettari, dove avete l'opportunità di pascolare, di camminare, di fare una gita insieme a oltre 1.300 bisonti, ma anche antilopi, alci, asini, capre di montagna. Si può fare delle belle escursioni a piedi o gite in bicicletta, ma soprattutto simpatico fare il Buffalo Safari, ecco come ho messo, per ammirare, per avere
diciamo, una spiegazione e naturalmente ammirare meglio questi animali più da vicino. Proseguendo, arriviamo ad una delle icone famose che tutti vogliono andare a vedere quando sono intorno, vicino, insomma, a Rapid City, è il Crazy Horse Memorial. Il Crazy Horse Memorial è dedicato, è un tributo praticamente dedicato a questo guerriero Lakota, Crazy Horse, e che questa scultura, che ovviamente questo è un prototipo, ma realmente la scultura che vediamo ancora non è terminata. E quando sarà terminata, sarà considerata veramente la più grande scultura nella montagna che esista. Effettivamente, questa scultura deve essere larga 195 metri e alta 172. Ma perché è stata commissionata e da chi, ovviamente? È stata commissionata la tribù, dagli ultimi grandi della tribù dei Lakota, intorno al 1938-39, hanno voluto praticamente chiedere a questo scultore, Korzak Ciolkowski, è un nome impronunciabile, di cercare una montagna che potesse scolpire il tributo a Cavallo Pazzo. E nel 1948 lui ha iniziato, ma ovviamente, ahimè, purtroppo oggi noi vediamo solo la faccia e qualche piuma, fatta poi naturalmente dai suoi figli, perché lui ci ha messo tanto tempo e ancora oggi abbiamo un work in progress per anni e anni, purtroppo. Da ricordare, su Cavallo Pazzo, che praticamente chi ci ha lavorato, ci ha lavorato anche un bostoniano, un altro artista, cioè come lui, Goodson Burglam, che poi ha naturalmente ha scolpito il prossimo grande monumento che vedremo, il memoriale dei quattro presidenti. Eccolo qua, il Mount Rushmore National Memorial. Ebbè, anche questo naturalmente è un memoriale da mozzafiato, perché quando si è lì e lo si vede, sei sui piedi, dici, mamma mia, che meraviglia. Volevo ricordare che per vedere queste due grandi sculture nella roccia ci sono ben due possibilità. Una è appunto la classica entrata nel Visitor Center e poi nel museo, che vengono naturalmente dati le entrate per vedere questi monumenti, ma l'altra è dall'alto con l'elicottero. Io ho avuto la fortuna di farli tutti e due e vi dico veramente che lo rifarei anche domani, uguale, tale quale, perché si vedono cose diverse dall'alto e dal basso. Ecco. Le quattro sculture che voi vedete sono facce dei quattro, diciamo, di quattro presidenti degli Stati Uniti. Sono sculture con un'altezza di ben 18 metri, quindi molto più piccole rispetto a Cavallo Pazzo, diciamo, però imponenti in ogni caso, ovviamente. Questa scultura è iniziata nel 1927 e terminata nel 1941. Appunto ad opera di Goodson Burglam e del suo aiuto un carpentiere proveniente dall'Italia, dal Friuli, Luigi del Bianco, l'ho voluto ricordare perché è giusto che anche noi, insomma, un po' di tributi ce li prendiamo. Questo è un santuario della democrazia americana, naturalmente, e i quattro volti rappresentano George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, Abramo Lincoln, e sono anche dei simboli della nascita, della crescita, dello sviluppo e della conservazione degli Stati Uniti d'America. Ancora qualcosa riguardo questo monte. Questo monte ha avuto il nome da un avvocato di New York, Charles Rushmore, che
che nel 1885 si trasferì dalla città nelle Black Hills, appunto perché doveva star dietro a molti magnati delle miniere, e quindi si trasferì lì. E per lui volle cercare una montagna e dargli il suo nome, ecco perché si chiama Monte Rushmore. Proseguendo, sempre un po' più verso nord, più verso sud, diciamo, di Rapid City, quindi a sud del Custer, troviamo Hot Springs. Hot Springs è una piccola città chiamata la città dalle acque calde e dalla gente calda, dalle acque calde perché ci sono molte sorgenti termali e dalla gente calda perché è gente molto cordiale e molto carina, molto simpatica. E questa è un'altra gateway city, da dove si possono fare due piccole escursioni, una per me molto importante, che danno un altro aspetto anche del Sud Dakota. Uno è Mammoth Site e l'altra è Black Hills Wild Horse Sanctuary. Inizio proprio con questo santuario, il santuario dei cavalli. Quando arrivate, cioè, le costruzioni che vedete dedicate a loro, quindi il piccolo negozietto, il loro piccolo visitor center, chiamiamolo così, sembra di ritornare in un'America di 300 anni fa. E su questi 11.000 ettari di, scusate, acri di terreno, dove migliaia di cavalli selvaggi, insieme a bisonti, praticamente si muovono, ma dove i cavalli sono in modo particolare curati, sono protetti. E questa protezione di quest'area è stata voluta da uno scrittore nel 1988 che si chiama Dayton O'Hide, che era un accanito sostenitore della conservazione della natura e degli animali. E quindi anche lui, un cittadino, si trasferì nelle Black Hills e decise praticamente di chiedere all'istituto, lo dico in inglese perché è più semplice che tradurlo, all'Institute of Range and the American Mustang, di creare un'area di protezione per tutti i cavalli selvatici e per tutti i cavalli che avevano sofferto nella loro vita o che erano stati maltrattati, un luogo di ricovero, un luogo dove loro potessero appunto muoversi tranquillamente senza problemi. E in particolar modo raccolse i Mustang, questi bellissimi cavalli. Eccoli qua. Io ho voluto mettere questa foto di Carla, la sussurratrice di cavalli, perché naturalmente quando voi entrate in quest'area potete fare diversi itinerari per visitare tutta l'area, quindi vedere i cavalli allo stato brado, così allo stato libero. Ma lei è una guida che secondo me va oltre, oltre diciamo essere una guida. Lei ha vissuto per un periodo con le tribù dei Lakota, ha imparato anche la loro lingua, i loro suoni, i loro canti, e quindi lei ha la facoltà di chiamare i cavalli. Ed è stata veramente una grandissima emozione quando lei fa questi suoni e un gruppo di cavalli arriva di corsa vicino a lei e lei gli parla, gli sussurra. Ecco perché l'ho voluta mettere, perché veramente è. Mi ha impressionato. Ricordo anche che questa terra, spesso e volentieri, proprio per questo motivo, con tutti questi cavalli, viene utilizzata sempre su richiesta e su possibilità da alcuni registi per alcune scene di film western. Infine, su questo lato parliamo velocissimamente di Mammoth Site, è un piccolo museo, piccolo grande museo, sito paleontologico ancora attivo. Infatti, qui si trova la più grande concentrazione trovata di mammut che sono rimasti nel mondo. Ne hanno scoperti ben 61. Credo che, insomma, è anche simpatico poter vedere e capire come hanno fatto e come stanno continuando a scavare e trovare.
risaliamo praticamente verso Rapid City, da Rapid City ci spostiamo verso il nord-ovest delle Black Hills e andiamo verso Deadwood, ma per arrivare a Deadwood attraversiamo, diciamo, delle altre strade panoramiche, e in particolar modo lo Spearfish Canyon Scenic Drive. È un'altra strada magnifica, ricca di un simbolo di questa, delle Black Hills, ma anche del Sud Dakota, che si chiama Spruce. Spruce non è altro che il Black Hills Spruce, l'abete. L'abete che è un abete autoctono, è nato qui. È nato qui e se ne trovano questa specie qui, spontanea, e se ne trovano qui in modo particolare e qualcuno nel Wyoming. Quindi vedete sempre tutte queste distese di abeti. Lungo questa Scenic Drive, naturalmente, si ammirano questi alti graniti contornati da una vegetazione rigogliosa, cascate, fiumi, i fini delle Black Hills che vi ho appena detto. E naturalmente in quest'area sono stati girati diversi film. Uno di quelli più famosi che si ricorda, per le sue epiche scene, Balla con i lupi. E lì vicino c'è anche il Spearfish Canyon Lodge, che vi invito a bere un caffè o mangiare qualche cosa, visitarlo oppure anche a dormirci, perché è molto caratteristico, molto bello da vedere e soprattutto perché lì ha ospitato molti attori di Balla con i lupi. Sempre prima di arrivare a Deadwood, io ho fatto questa piccola sosta a Leeds, un'altra città mineraria, fondata anch'essa nel 1876, ma particolare perché qui si trova la più grande, la più profonda e produttiva miniera d'oro dell'emisfero occidentale, e la vedete la miniera scavata sulla destra della diapositiva. È 2500 metri di profondità, veramente una cosa eccezionale. E dico, è molto importante ricordare e anche vederla perché è stata attiva fino agli anni 2000, fino al 2002 quando è stata chiusa. In questa città c'è anche un piccolo museo dedicato all'attività mineraria e quindi potete anche, se avete tempo e voglia, partecipare a una piccola attività di ricerca dell'oro, di ricerca dell'oro all'interno di delle vacchette, dell'acqua, e questo oro vi viene messo dentro una piccola bottiglietta e ve la portate a casa. E arriviamo ad Deadwood. Deadwood mi è piaciuta tantissimo, è un'altra città meravigliosa, e anche qui veramente tornate indietro di qualche anno, almeno 200 anni secondo me, perché veramente ha mantenuto tutte le sue strade, le sue case, le sue abitazioni con questi mattoni rossi, con tutto ciò che abbiamo visto del Far West, abbiamo visto nei film. E quindi proprio qui assaporate le orme del vecchio West, anch'essa fondata nel 1870 grazie alla corsa dell'oro. Dichiarata National Historic Landmark nel 1961, per cui ovviamente tutte le varie costruzioni sono state solo restaurate, ma non si possono modificare, un po' come il nostro patrimonio dell'UNESCO, cose del genere. Qua ci sono stati diversi film, alcuni ve li ricordo: Midnight Star Casino con Kevin Costner, Bad Man of Deadwood, tre stagioni di serie televisiva dedicate a Deadwood. Da Deadwood si possono fare diverse attività. Se andate al Convention e Visitor Bureau Center avrete, diciamo, una panoramica su tutto quello che si può fare, ma io vi consiglio il museo degli anni 76, dove c'è appunto tutta la storia dei primi pionieri minatori della città, il cimitero di Mount Moria, non voletemene, voi poi vi spiego perché, i vari casinò, oppure potete partecipare a delle scene di sparatorie, naturalmente una finta, tra le vie del paese, molto simpatico. Oppure visitare un hotel storico, che è l'Hotel Bullock, o un saloon storico come l'Old Style Saloon numero 10. Scusate, lì c'è scritto numero 1, ma è il numero 10. Oppure fare un breve tour nella Broken Boot Gold Mine, che è una piccola miniera
che è stata chiusa naturalmente come miniera, ma è stata riadattata per permettere al pubblico di vedere com'era la vita dei minatori all'interno. Eccoci qua. Qui un po' di slide, una foto famosissima dei personaggi, dei primi pionieri del 1876, una foto con la vita insieme ai Lakota e le vecchie carrozze utilizzate, il saloon numero 10 e il Dock Hotel del 1895. E qui siamo al cimitero, avete detto, questa è matta anche il cimitero. No, il cimitero l'ho voluto mettere perché comunque è un memoriale, è innanzitutto un giardino all'aperto. Ed è praticamente sormonta la città di Deadwood, quasi a proteggerla. E qui naturalmente è un cimitero che oltre, diciamo, a dare la sensazione del riposo, scusate la parola, è vero. Troviamo dei personaggi famosi dell'aristocrazia del 1800, personaggi della finanza, ma tanti personaggi delle famose leggende western come Calamity Jane, oppure Wild Bill Hitchcock, oppure Potato Creek Johnny, e anche tutti i veterani della Prima Guerra Mondiale. Ecco, quindi ho voluto dare questa aria così di riposo a tutti. Broken Wood Gold Mine, ecco, questa qui è l'altra attività che vi annunciavo prima, questa miniera che si può visitare anche con solo 30 minuti, è aperta solo però da maggio a settembre. Ah, e qui invece arriviamo a un'altra città importantissima, simpatica, Sturgis. Se c'è qualche bikers, welcome bikers. È una città che va visitata, sarebbe bello poter visitarla nei primi 10 giorni di agosto, dove migliaia e migliaia di motociclisti con spettacolari moto arrivano da tutti gli Stati Uniti e non solo, per ritrovarsi a questo grande raduno che si chiama Sturgis Motorcycle Rally, che dal 1938 accoglie appunto centinaia di motociclisti che si ritrovano qui. Quest'anno pare che ce ne fossero circa 600.000, si trovano qui in questi 10 giorni e dove gozzovigliano un po' per le vie della città, fanno scambi, comprano, vendono un po' di tutto e dove vengono appunto organizzati tutti i ristoranti all'aperto, concerti, negozi che vendono cose particolari appunto per i motociclisti. Una volta che tutti se ne vanno, gli abitanti, che sono veramente pochissimi, ritornano ad avere la calma totale. Quindi è una città che vive per 10 giorni all'anno, è una cosa pazzesca. Ma se vogliamo andarci non solo in questo periodo e vogliamo comunque anche noi avere un pochettino di vogliamo un po' sognare o diciamo farci brillare come ho scritto gli occhi guardando queste moto fantastiche, andiamo a vedere lo Sturgis Motorcycle Museum Hall of Fame. E quindi quest'anno è stata la 77esima edizione di questo rally e solo dal 2001 ha aperto il suo museo e quindi ci dà la possibilità appunto di vedere delle moto che sono lì dal 1905 in poi. Ecco qua, io ho messo alcune di queste foto, dedicate anche a chi ama Eagle Riders, naturalmente, sono veramente spettacolari. Ecco. E qui siamo pronti. Noi praticamente ci stiamo, adesso dobbiamo decidere, dobbiamo ripartire dal Sud Dakota, andare al Nord Dakota. Due sono le strade per arrivarci. Una è naturalmente via quattro ruote per arrivare a Bismarck, attraversando le Badlands, la città di Pierre e il Missouri River, oppure con il volo diretto su Bismarck. Io ho scelto la prima, di attraversare naturalmente le terre cattive, come la traduzione. E infatti gli indiani nativi diedero il nome
diciamo, a queste Badlands, che le chiamavano anche Makassika, delle terre brulle, delle terre che però hanno un fortissimo interesse geologico, perché ci regalano dei paesaggi veramente sorprendenti, anche se naturalmente sono delle pianure senza acqua, con pochissima acqua, quindi naturalmente molto astiose. Prendendo l'Interstate 90 da Rapid City verso Pierre, fate una deviazione su questa Scenic Loop, questo Scenic Loop 240, e praticamente entrate nel National Park, e da qua praticamente vedrete delle immagini spettacolari. Eccole qua, le ho messe qua, è veramente da mozzafiato, tutte queste guglie, queste pianure un po' aride, se volete, che sembra naturalmente che non ci sia nessuno, eppure sono delle pianure, delle guglie, con una storia millenaria, dove qui abitano anche tanti animali, perché sembra che non ci sia nulla, invece no, ci sono anche diversi animali. E tra questi ricordiamo le linci, i coyote, le volpi, gli antilopi, tartarughe e tante specie di uccelli. Ricordo anche che in queste Badlands sono stati trovati molti fossili e ancora si continua a scavare per ritrovare appunto la loro esatta età. Proseguiamo il nostro trampolino di lancio, no, il nostro traguardo verso Bismarck, fermandoci un attimino su il Missouri River, il Missouri River formato da quattro laghi: Ohio, Sharp, Francis Case, Lewis and Clark. Ricordiamo che è un tributario del Mississippi ed è il più lungo affluente del mondo e il quarto fiume più lungo al mondo, con 3.725 km. La fermata sarà appunto al lago Ohau, anche questo è un po' impronunciabile, il più grande serbatoio di acqua dei quattro fiumi e soprattutto il più grande serbatoio di acqua per quanto riguarda il Sud Dakota. Qui, oltre ad esserci un piccolo visitor center che vi dà tante informazioni, c'è anche questa piccola cappella, dove nel 1877 c'era una missione, era una scuola della Mission, Ohio Mission School. Che cosa si può fare in questa area? Si può pescare, si può fare gite in barca e anche dei picnic lungo le sponde del Missouri, in questo punto esatto. Arriviamo a Pierre, che è la capitale del Sud Dakota. Naturalmente, la capitale del Sud Dakota, che oggi ha circa 14.000 abitanti ed è considerata l'ottava città più popolosa del Sud Dakota. Quali sono i suoi highlights, oltre a essere la capitale? Il Campidoglio, come in tutte le città, molto simile naturalmente a quello di Denver, a quello di Washington, con la sua architettura neoclassica, costruito nel 1910 e che è da 100 anni, insomma, il simbolo del governo dello Stato. La cosa particolare nel suo interno sono due da rimarcare un attimo: le decorazioni, pavimentazioni, scala, tutte le decorazioni in marmo sono state fatte da ben 66 piastrellisti italiani, quindi noi ci siamo un po' ovunque. E un'altra cosa un po' curiosa, molto simpatica da poter guardare, è praticamente sono tante vetrinette, una collezione, una sala con tante vetrinette con la collezione della First Lady Gown Collection, dove ci sono queste miniature, con dei manichini in miniatura con i vestiti delle First Lady al loro ballo di inaugurazione nella società, e che praticamente sono raccolti tutti questi vestiti appunto in questa collezione che si chiama First Lady Gown Collection, e stanno preparando adesso quella per la nuova First Lady di Melania Trump, che ha indossato qualche giorno fa, e quindi verrà aggiunta questa collezione.
Infine, prima di lasciarvi del Sud Dakota, vi ho messo questi quattro alberghi dove sono stata come accommodation. Uno è lo State Game Lodge nel Custer Park, è un lodge molto carino, le camere sono molto belle, si mangia anche bene, buona colazione, buona cena. È un po' scomodo perché le camere sono tutte un sali scendi e se avete qualche cliente con problemi deambulatori, ecco, magari è meglio scegliere di dormire a Custer definitivamente e andare dentro il lodge, dentro il parco per fare l'escursione e basta. E provare anche, se c'è un budget altissimo, l'Holiday Inn di Custer, che è molto carino, vi offre una colazione continentale, ma molto bella, e anche proprio l'ambiente è molto caloroso, molto simpatico. Poi il Lodge at Deadwood, questo è il suo nome, dal nome capite che è stato fatto, che ho dormito appunto a Deadwood, non è nel centro della città, ma proprio alle porte della città, è un 4 stelle molto bello, molto grande, ampio ed è famoso perché all'interno c'è il casinò, per cui se avete anche degli amanti del gioco, questo è ideale. Ed infine la Pizziti ha usato Lower Johnson Inn & Suite, che da vedere così non è tanto bello esternamente, ma internamente ha delle camere che sono tutte, tutte suite, veramente bellissime e confortevoli. Ha una colazione continentale, però molto molto basica. L'unica cosa nota negativa è appunto questa colazione molto basica, molto spartana più che altro. Per cui niente. Eventualmente vedete se i vostri clienti ameranno farla così oppure andare al centro della città. Io vi ringrazio e passo la parola alla grande Annalisa. Sì, grazie mille Nicoletta, grazie per la bellissima presentazione. Adesso riprendo da dove hai terminato, quindi entriamo in Nord Dakota, quindi dal South Dakota andiamo verso nord, entriamo nella capitale, Bismarck, che è la capitale appunto dello Stato, la seconda città dopo Fargo, per grandezza e per popolazione. La capitale sorge sulle sponde del Missouri River ed è direttamente di fronte a Mandan. Ecco che infatti le due città, Bismarck e Mandan, costituiscono l'area metropolitana chiamata appunto Bismarck-Mandan. Qui nel downtown cittadino si trova appunto il North Dakota State Capitol e l'edificio, oltre ad ospitare anche altri edifici molto importanti, tra cui la North Dakota State Library, gli uffici governativi, ospita anche il bellissimo North Dakota Heritage Center, dove si ammirano delle gallerie e degli spazi espositivi per capire un po' meglio la storia che aiutano a capire meglio la storia di questo stato. Bismarck è una città che ha anche un sistema di parchi molto esteso e moltissimi sentieri per attività all'aria aperta. La cittadina offre anche delle bellissime escursioni in barca sul Missouri River. E ogni anno nel mese di settembre si tiene anche il più importante powwow delle tribù native del Nord Dakota, il Powwow United Tribes. Nei pressi di Bismarck c'è una bellissima attrazione molto interessante, si trova il Fort Abraham Lincoln State Park, esattamente siamo a 11 km dalla città di Mandan. E cosa offre questo State Park? Praticamente contiene una parziale ricostruzione del Fort Abraham Lincoln, che era in pratica il quartiere generale del settimo cavalleggeri e quindi l'ultimo avamposto del famoso generale Custer, prima appunto di morire poi nella celebre battaglia di Little Bighorn nel 1876. Ogni anno vengono fatte delle rievocazioni storiche, quindi è anche interessante, insomma, capire bene la storia del settimo cavalleggeri. Sappiamo
Sempre nella stessa area si trova anche questo village, Honest Land Village, che è praticamente un villaggio semi-parzialmente ricostruito e un tempo era dimora delle tribù native Mandan. Si trovano queste, vedete nella foto in alto, questi Hurted Lodge, che erano appunto le case delle tribù native. Da Bismarck, dall'area Bismarck Mandan, entriamo nella cittadina western di Medora, che è praticamente la porta d'accesso poi al famoso Theodore Roosevelt National Park. Medora è una bellissima cittadina western, ha tantissimi saloon, locali, dei negoziati western e offre anche delle accommodation. Il più importante hotel è il Rough Riders Hotel, la foto che vedete in basso a sinistra, questa è una parte della lobby. L'hotel è un hotel storico che si trova nel cuore della cittadina di Medora. Io consiglio sempre di prenotare almeno 2 notti in città, così almeno si dà la possibilità di vivere meglio l'esperienza western della città e poi ovviamente una giornata intera nel Theodore Roosevelt National Park. A Medora, ogni sera d'estate, si tiene Medora Musical, che è praticamente questo grandissimo spettacolo western, un musical, un western musical che si tiene appunto ogni sera d'estate dal mese di giugno fino a settembre alle 19:30. Quindi è un'attrattiva sicuramente ideale per prenotare ai vostri clienti, famiglie con bambini, gruppi di amici e quant'altro. Praticamente accanto a questo anfiteatro naturale, al Medora Musical, trovate questa area dedicata alla Fish for Fondue, dove è possibile appunto cenare. In pratica vengono inforcate queste gustose bistecche di manzo in pentoloni di olio bollente. Quindi è una vera e propria tipica cena western. Quindi Medora, vi dicevo che è la porta d'accesso al nostro parco, al Theodore Roosevelt National Park. È proprio qui in Nord Dakota che appunto il nostro Theodore Roosevelt arrivò nel 1883. E arrivò per far che cosa? Arrivò principalmente per cacciare il bisonte. Roosevelt era in pratica arrivò qui molto giovane, un giovane newyorkese, perché Roosevelt appunto nacque a New York, e voleva in qualche modo provare l'esperienza, quella proprio più selvaggia, l'esperienza dude del West, e voleva comunque un attimo allontanarsi da tutte quelle fatalità familiari che gli erano appena successe. Infatti perse nello stesso giorno la madre e la moglie. Quindi arrivò in queste terre aspre e selvagge. E qui nel Theodore Roosevelt National Park è possibile ancora vedere la sua prima cabin, che è la foto in alto a sinistra. Il parco è un parco molto bello, è formato principalmente da 2 unità, la South Unit, che è quella più vicina alla cittadina di Medora, e la North Unit, invece ovviamente più spostata a nord, vicino a Watford City. Il parco è molto bello da visitare, si incontrano ovviamente si incontra la fauna selvatica, quindi dai bisonti ai cani delle praterie, ma anche cavalli selvaggi. Disponibili anche dei sentieri per hiking, biking, quindi è un parco decisamente è molto bello. Qua ci sono alcune immagini che vi ho messo, quella centrale è il famoso Missouri River. Da Theodore Roosevelt cominciamo a spostarci un po' verso Fargo, insomma, quindi attraversiamo Bismarck e arriviamo a Fargo. Fargo è la città più grande del Nord Dakota. Unitamente alle vicine Moorhead, che si trova in Minnesota, e alla vicina West Fargo, che si trova ovviamente in Nord Dakota, costituisce l'area metropolitana chiamata Fargo-Moorhead, che conta oltre 200.000 abitanti. È decisamente la città più una delle città più grandi. È sede anche della North Dakota University, che è in sostanza anche uno dei poli economici e sociali della città. Ovviamente tutti voi vi ricordate l'omonimo film, premio Oscar Fargo dei fratelli Coen. Infatti Fargo è balzata
alla ribalta per questo famosissimo film, ma in realtà Fargo si vede molto, molto poco nel film, si vede principalmente in una scena d'apertura, in un bar, e viene poi citata solamente 2 volte nel film. Fargo offre una varietà infinita di opportunità culturali, teatri, eventi, anche promossi dalla stessa università. E in centro città si trova, proprio in downtown, si trova questo Fargo Theater, che è questo cinema in stile Art Deco, che proietta film, eventi, musical, ed è molto, molto bello e ovviamente molto affollato durante appunto queste proiezioni. La città offre anche dei musei, il Plains Air Art Museum, un museo dedicato agli aerei, quindi l'Air Museum, e nei pressi della cittadina si trova anche il Bonanzaville Village, che si trova precisamente a West Fargo. Che cos'è? È un'interessante attrattiva storica costituita praticamente ci sono, da edifici storici dell'epoca dei pionieri, quindi è proprio un vero e proprio salto indietro nel tempo. Quindi ci sono dei caseggiati storici, quindi come la chiesa, la scuola, delle piccole cabin, e molto bello tutto il suo patrimonio originale di oggetti appunto dell'epoca. Questa attrattiva prende il nome dalla ricchezza di fattorie della zona. Infatti le Bonanza Farm, che erano appunto fattorie del 1870. Da Fargo ci spostiamo a Jamestown, quest'altra cittadina del Nord Dakota, e qui vi ho messo una mappa in alto a destra, dove è possibile vedere tutte le principali attrattive della zona, che sono strategicamente posizionate sono tutte molto vicine. Da non mancare sicuramente il monumento al più grande bisonte del mondo, è alto circa 7 metri. Vabbè, la foto insomma si capisce benissimo le dimensioni di questo bisonte. Interessante il National Buffalo Museum, dove si apprende appunto tutto su questo mammifero, e il Frontier Village, che è questo villaggio costituito da edifici originali, proprio storici dall'epoca della frontiera. Quindi proprio sono tutte dislocate una vicino all'altra. Il Nord Dakota in sé è uno stato molto, molto vario, uno stato molto selvaggio, molto, sì, più selvaggio rispetto al vicino South Dakota, molto più aspro, però è decisamente uno stato in cui si può fare veramente di tutto, quindi praticare attività outdoor come percorrere in bici la famosa Mahaday Trail, che è questo sentiero che si snoda tra le Badlands del Nord Dakota, bellissimo, andare a cavallo, attività invernali come appunto la motoslitta o la slitta trainata dai cani, canoa, hiking, veramente sono tantissime attività. Il Nord Dakota ha anche dei buoni ranch, in cui trascorrere una vera e propria vacanza western, e ovviamente non si può dimenticare il forte patrimonio nativo, dove ogni anno appunto anche in South Dakota, come nei vicini, nel South Dakota, Wyoming e Montana, si svolgono tantissimi i powwow. Dal Nord Dakota quindi entriamo in Minnesota, quindi andiamo verso la città porta d'accesso alla nostra regione, alla regione della Real America, che è la zona di Minneapolis, St. Paul, Bloomington. Sono delle cittadine, una diversa, molto diversa una diversa dall'altra, ognuna con le sue specificità e proprie attrattive. Minneapolis, ad esempio, vanta la rete di parchi cittadini numero uno negli Stati Uniti d'America. Qui si possono fare tantissime attività, anche qui canoa, kayak, delle crociere panoramiche sul Mississippi, sul fiume Mississippi. St. Paul invece è conosciuta per il passato dei gangster e poi anche per la fiorente scena locale dei birrifici artigianali. Qua vedete alcune immagini delle 2 cittadine di Minneapolis e St. Paul e Bloomington. Sono città molto vivibili, con un downtown ricco comunque di locali,
negozi, caffè, bar in cui appunto vivere appieno la giornata. Per gli appassionati di sport, una visita must a Minneapolis è il nuovissimo USA Bank Stadium, dove gioca praticamente la squadra di football americano dei Minnesota Vikings. E qui si svolgerà il Super Bowl del 2018. Ovviamente a Minneapolis non una visita al Paisley Park, i fan di Prince qui praticamente ci possono trascorrere ore e ore. C'è un vero e proprio Prince Trail che comprende appunto la visita a questo importante al Paisley Park e quindi al suo studio di registrazione. Ovviamente un must per tutti gli amanti della musica. Ma l'esperienza diciamo più incredibile è ovviamente fare shopping. Sappiamo bene quanto gli italiani amino fare shopping negli Stati Uniti e l'occasione è a Bloomington. Siamo al Mall of America, che è il più grande centro shopping e di intrattenimento degli Stati Uniti. Oltre 520 negozi e una miriade di attrazioni e più di 400 eventi annuali vengono organizzati all'interno del Mall of America. Qui lo shopping è esentasse, sia su abbigliamento e su calzature. Il mall offre anche oltre 50 ristoranti e raggiungere il mall dal centro di Minneapolis o dall'aeroporto è decisamente facile. Infatti c'è un treno che dall'aeroporto, dal downtown di Minneapolis, porta direttamente al mall. Dall'aeroporto di Minneapolis ci vuole circa un 10-13 minuti, quindi veramente vicino all'aeroporto, e mentre dal downtown ci vuole comunque circa un 35-40 minuti. Il Mall of America conta anche il più grande parco di divertimenti indoor degli Stati Uniti, vedete la foto in basso a destra, quindi famiglie con bambini, l'ideale per famiglie con bambini, ma anche un acquario, il Sea Life Minnesota Aquarium, dove è possibile anche toccare con mano le razze. Un consiglio, se decidete appunto di far dormire i vostri clienti nei pressi del Mall of America, alcuni hotel come il JW Marriott offrono anche un servizio particolare molto smart per gli acquisti al mall. Infatti, se non ce la fate a portare tutto quello che avete comprato e avete bisogno di una mano, il concierge dell'hotel praticamente verrà a prendere direttamente al mall le vostre borse e poi ve le consegnerà direttamente poi in camera senza dover pagare alcun supplemento. Questo è un servizio che viene fatto da hotel appunto vicini, limitrofi, adiacenti al Mall of America come il Radisson Blu o al JW Marriott Hotel. È decisamente un'attrattiva da non sottovalutare appunto durante la vostra visita a Minneapolis. Le ultime slide sono dei piccoli suggerimenti di itinerari. Abbiamo un itinerario basato tutto sul West, quindi sull'atmosfera Western Style. Questo è un itinerario che parte da Minneapolis e rientra su Minneapolis e fa tutti i nostri quattro stati, quindi il North Dakota, il Montana, il Wyoming e il South Dakota, toccando le principali attrattive western. È un'idea, è una mappa con un'idea appunto di itinerari, ovviamente poi sta a voi modulare insomma i vari pernottamenti. Se no c'è l'itinerario che tocca tutti i parchi nazionali e quindi qua è un Denver-Denver, si parte da Denver, si sale verso il Wyoming, quindi la Davis Tower, si prosegue in South Dakota, toccando il Wind Cave, il Badlands National Park, si prosegue poi in Nord Dakota, il nostro Theodore Roosevelt National Park, si sfora in Montana, quindi con il Little Bighorn National Monument, arrivando fino al bellissimo Glacier National Park a nord del Montana. Si ridiscende al famoso Yellowstone, Grand Teton e si rientra poi su Denver. Anche questo è un bellissimo itinerario, è un itinerario completo nella nostra zona, la Real America, che combina parchi nazionali, ma anche ovviamente la tradizione western e la tradizione dei nativi americani. Vi ricordo che sul nostro sito www.realamerica.it ci sono anche degli altri itinerari suggeriti, i nostri sono sempre dei suggerimenti,
che diamo, quindi vi consiglio a visitare sia il nostro sito internet che la nostra pagina Facebook, che è RealAmerica-Italia. Vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio ancora Nicoletta per la splendida presentazione, ci ha dato insomma una testimonianza della sua recente visita nella nostra regione. Grazie ancora a tutti, il PDF della presentazione lì l'ha già caricato, quindi potete comunque ovviamente scaricarlo e poi sarà disponibile anche la registrazione online. Grazie mille a tutti e buon pomeriggio. Grazie. Ciao. Grazie Annalisa, grazie Nicoletta, Grazie. veramente bellissima presentazione. Annalisa vi ha già spiegato tutto, che troverete tutto online e la presentazione in PDF appunto è scaricabile. A questo punto vi do appuntamento al prossimo webinar di questo mese, che è il 26 ottobre, sul New England, Romantico New England, a cura di Gastaldi Holidays. Quindi ci sentiamo giovedì. E vi auguro un buon proseguimento. Grazie a tutti. Ciao. Ciao Lia. Ciao. Ciao, grazie. Ciao. Non so se ci sei.